Professoressa De Mauris, può venire un attimino qui? Allora. Per adesso in silenzio do lo spazio a loro. Chiamo il professore Rino Duma e la professoressa Maria Rosaria Campa a dare inizio alla loro lettura. Allora, siamo pronti? Guardate amici, io questa sera devo presentare un personaggio importantissimo che ha a che fare con il tema che noi stiamo per trattare, cioè il tarantismo. Io ho fatto un incontro particolare con questo personaggio. Secondo voi chi avrei potuto mai incontrare? C'è qualcuno che avanza una risposta? Beh, non si tratta certamente di una tarantata, ma si tratta di un personaggio che pizzica una donna e crea la tarantata. Quindi ci troviamo di fronte ad un personaggio taranta, una vera taranta. Io 31 anni fa ho avuto il modo di conoscere questo animale, bellissimo, guardate, un incontro particolare. Avevo da poco acquistato una campagna un po' selvaggia per certe cose, con dei trulli, era una bella campagna, però era selvaggia, piena di erbe, e mi divertivo a trovare tra le tante cose delle verdurine buone da mangiare. E mi sono imbattuto in un buco, così questa dimensione, nero, completamente nero, però che si sollevava da terra ed era perfetto. Ho detto tra me e me, molto probabilmente questa è la casa, la tana di una taranta. Ho preso un rametto, l'ho portato giù, ho sentito qualcosa che tirava il rametto, poi l'ho portato fuori e si è presentata. Un animale bellissimo. Aveva una schiena però che era ondeggiante e su questa schiena, riflettendo attentamente, ho visto almeno 100 tarantelle aggrappate le une alle altre che si muovevano in modo ondulatorio. Lo sapete che io ho guardato lei in faccia e lei mi ha osservato, aveva degli occhi bellissimi, era tutta nera, questi occhi bellissimi con una pupilla centrale bianca. Ci siamo guardati e ci siamo detti dentro di noi determinate cose. Poi l'ho rimessa nella sua tana ed era giusto che rimanesse lì. Tornavo a casa, mi sono messo a scrivere, però poi ho pensato che sarebbe stato opportuno creare proprio una poesia
di Alenzane da offrire a questa bellissima Taranta. Ora, lei farà la parte della Taranta, però una bella Taranta, ed è la professoressa Maria Rosaria Campa, una mia ex alunna, molto brava e diligente. Lì seduta c'è una sua collega, insegna entrambe nel liceo scientifico di Gratina, italiano e latino. È brava, lei farà da moderatrice questa sera. E quindi ci permettiamo adesso di dialogare come se io avessi di fronte la mia Taranta. Lei fa la parte della Taranta, io farò la parte di me stesso, ovviamente. Allora, siamo pronti? Allora, iniziamo. In dialetto calatinese. Nel giorno sta qui a campagna mia, ci corre creste, spruciani e sanguni. Quando? Dopo un'ora buona di fatia, mi donai, già faccio pampaciuni, non buscio grosso che in terra sia, annanzi a una ripata dei peciuni. Era fondo, scuro, preciso, circolare, come se gli ha fatto un abile ingegnere, con tanto di giudizio e di mestiere. Sulla bocca tenia un vortice di paglia, giro gli fianchi, una specie di caniglia, roba di spettacolo, di grande meraviglia. Restai babbato di fronte a giù portento, della natura opera d'incanto. Facendo piano piano e con prudenza, conosco un piglio ciocco già crianza, pigliai una salmenteggia lunga e chiatta e li la calai in un buono palmo sotto. Che un bascio scendì allo zippo, che un bucio se faceva scritto. Perciò, senza non penso troppo, decisi con scorcuglio e con scarotto, come quando se usa lo bastone, con scazza che le fogliazza alla saccona. Furmini e saiette, e fondo troppo, dissi già mie, ci sape quando tocco? Non mi ha spicciato de fare pensamenti che una Taranta libra e senza denti, mezzo un palo fuori all'improvviso, incazzata brutta e con l'obietto tiso. Sulla poppa tenia 100 tarantegge, tutte con la mamma nera e beige, imbrazzate, scritte, scritte, tutte quante, con la coggia dell'amore in le rampe. Per occhi tenia lucerne nere, brillanti come luci di lampare, giro le luci tanto de schiumazza, in la bocca pronta la sputazza. E crilazzava con voce de soprano, castime parolacce de villano, dite con coraggio e tanta rabbia, come un leone chiuso in cianna d'abbia. Prego a dare. Ehi, die, c'ha fatto, gide è morto, un pozzi a dire che ci dai infarto, ma sconquassato la casa, brutto festa. Caccia lo zippo e sbriga le depresse. Speriamo con non nagi mai da getto per tutto il casino che mi ha fatto. Ma ha rubato tutto, lo combò, lo ietto, lo cuore di Gesù, l'armadio, lo salotto. Ma ha rotto la limba e l'ulimbone, capasa, capaserga, capasone. Ha sgarrato lo furno e la cucina, lo menzano, la suppina e la cantina. La bestica non tegno più i veleno e per bangali porto quattro stozzi. Se no, di buscato su già mano una pizza cata con le concia cazzi. Con la ricordi sempre vinchi e campi, tra uschioli, lacrime e lamenti. Te rendi conto, grande farabutto, che con uno zippo sturtigliato e fiacco, ma distrutto hanno minuto tutto. La casiceggia mia, mai per vanto, era una vera legge, era un incanto, e mo mi l'ha ridotta a Camposanto.
Te chiedo scusa, taranteggia mia, è vero, oggi sbagliato, lo confesso, ma tutto sto casino non certo lo via. E con rimedio a questo sbaglio grosso, che in un momento alloggio a casa mia, te mento a una riba in sull'ingresso, poi te porto a giocare a voi, a Serna Tia, Nardò, a Maia, culo pazzo, e se pensi che se mi inganno sta dico una bucina come pianoforte pampanizzo, come fulmina la pece un malattia, una mano può perdere, anzi no, tutto un razzo. Subete ste parole, giovinotto, suddite un lucore e tanto affetto, perciò te perdono, ma bussacci, che de campagna mia non me cacci, manco se mi tiri con le rocce, o se mi porti a forza un caracaccio. A quai son nata e a quai voglio l'aspetto, con l'usaio a mano e con Cristo anche. Te ringrazio tanto, taranteggia mia, per lo perdono che m'ha voluto dare. State sicura, ti faccio compagnia, di te non me posso riscordare. Intanto sbrigamoli, facciamo pulizia, indirizziamo casa, dammi da fare. Poi mi disse, fissandomi in sull'occhi, ma tia, non senti uno dei farlocchi? Tia, non senti lo cisale bruma, che l'indivi cicciato, pepe e luma, zucchero, pappagalli, caramelle, cremori e salici di qua cartella? È vero, lo confermo. Hai ragione, gli rispose con grande meraviglia, ma c'è venuto puro, bustine di vaniglia, olce a siringhe, sughere e sapone. Ma come ha fatto con tanta precisione le mie bussacci nome e soprannome? Non t'ho visto mai, prima de oce, eppure su de casa qua in lo specchio, terra le ciore, crape e cuccuvace, dervezzi e qualche verdoliccia, del soccole, scurzuni e cristalieri, dei cozzi, carabomboli e furmieggi, dei fighe, figalindie e pirazzi, dei mendole, pulie e cipuggiazzi. E pensi, tia? Me la sposa la taranta, potolando la capo con insistenza. Cisario Duma, che c'è sta nasco moi? Io faccio tutto de mano alla vitoi, de quanto un farlocco piglia sul furio, confetti, spirito e peggio de carburio. E ricordo pure degli amici tuoi, de cui di te via Umberto Primo. Siccamo dello giro piccolino, che non si pigia mai i cazzi suoi, l'angelo teco tagliava i capitri e a tempo perso pure i cristiani. L'indizi usi a giacchi e pastrani, a Luca Ballo cattavi di vigneti, tinte, chiovi, giapani e martietti, a Luca Rozzo mutande e faccioletti, pigiami, camiciole e reggipetti. L'Urigignano, con burghi e fannuloni, a poco tempo si fige le milioni. Lo Cesarino era un buono artigiano, solo quando stia lontano del vino, ma lo bicchiere non lo allentava mai. E alla fatica dicia, te zacco grai, libri e quaderni cattavi a Monese, mentre a vergine scarpe de Varese, lo cavallaro tenia pasta e formaggi, e Mesci Umberto giustava l'orologio, lo Piero Viva rinvia libri e cultura, lo Peparossaro la frutta e la verdura, lo Campanella scattava fotoricordi, e la Banca Vallone si faceva i soldi. Lo Pietro Viola rilegava gli scrivani e lo Nuzzo fabbricava lampadari. Perciò io cattavi allo Sambati, allo Mazzotta, podere e tessuti. E non pensare che maggiore scordato degli impiegati del Palazzo Orsini, che ogni giorno dei bravi cittadini, sbragati sulle segge d'ogni stanza, si grattavano e si grattano la panza. Abbiamo un elemento che può ammettere tutto quello che sta
dicendo la professoressa. Andiamo avanti. Quanto mi piaci, De Caruso, me venia tutte in braccio e tutte vaso, ma non per l'eleganza e gli bellizi, ma per le sciabulate, lazzi e frizzi che amenavi dei suoi agli giornali, al sindaco e all'assessore comunale. Non risparmiavi manco le tue amiche, li prevavi, li monaci con la miglia. L'inchiostro che tenia la penna tua uschiava quanto una pizza cara mia. Io mentivi di apuricchio alle parole e io veleno concentrato alle culture. De giovane, pur io mi diate fare, dando pizzacata a tutti quanti, pungia ogni cosa, femmine, sacare, carabinieri e perfino l'udienti. Oce pungo, ma non sentano dolore, Cesario mio, non voglio più a niente. Era bella, non fiuro de carusa, lucenti degli alocchi, de fuoco era lo vaso. Facia l'amore, ma sempre allo scuso. Tanto la femmina la facia con rispetto, mentre voce si bascia lo garzonetto come se stassi sfilando quanto lo gazzetto. Presto, presto la vedimo uscire al mercato, niente de fuori e culo spogliacato. Erano altri tempi, amico del cuore, che li ricordo con tanto de piacere. Poi, quando penso che posso rifare tra cosa che una fiata facia del normale, le ciabocche mi ziccano cellulare e subito mi pigliano un fanno generale. Da età, stiamo su all'anchianata, non tengo più la vista di una volta. Le ranfe moggi come gioculata, cammino cassamiglio a una malota. De quasi un anno mi ha fatta la tenuta, insomma, sunto come una vita recintata. Beh, amico mio, tocca a te lasso, non posso stare più a contatto del sole. Tengo un'allergia che mi subissa e mi tormenta l'anima e il cuore. Ed è un prurito lento, surdo e fessa, ma quando si risveglia mette all'estero. Prima tu vai, ti cerco un favore. Ogni tanto vieni a trovare della persona tua del mio piacere. Se mi trovi morta dammi sepoltura, ci muore chi lo sai saper pregare. Se no, al cielo l'anima sua non vola. Pregami, acquassuso a sto calvario. Poi dimmi a voce certa, con te sento. Non credo, non confidero e non lo sai. Cos'hai un paradiso a un momento. Portami un mazzo dei fiori profumati come offertori agli santi miei devoti. Per finire, fila in questo carotto una croce grande con un cartello scritto sotto sta terra libra in mare l'ultima taranta riposa e giace. Chi è che sta a leggi, dinne una preghiera che possa riposare in santa pace. Thank you.
Benissimo. Adesso iniziamo, diciamo ufficialmente, perché abbiamo scelto di iniziare, come si dice, in media stress, quindi iniziare direttamente con gli interventi musicali, con la poesia. Adesso ci diamo buonasera, benvenuti a tutti quanti, quindi diamo i saluti e iniziamo ufficialmente la serata. Questa bella serata organizzata appunto dal Circolo Cittadino Atena di Galatina, incentrata sul tema tarantismo e venerazione religiosa nella cultura popolare, che poi è un tema particolarmente connesso con questi giorni di festa che noi stiamo per vivere, perché sappiamo benissimo come il tarantismo sia legato alla festa patronale della nostra città. Allora, innanzitutto dobbiamo ringraziare per la divertente, vivace, intensa lettura e in realtà recitazione a memoria della professoressa Maria Rosaria Campa e del professore Rino Duma, presidente del circolo, autore, come lui stesso ci ha raccontato, di questa poesia che si intitola L'ultima taranta. Io voglio anche presentare il libro, far vedere il libro del professore, questo è il libro del professore Rino Duma, dove è stata pubblicata la poesia che è stata letta, che appunto in versi riporta un episodio che gli è realmente accaduto. Poi ringraziamo i Cardiamondi. Allora, i Cardiamondi, Cardiamondi sono un gruppo conosciuto nel Salento, la loro fama negli ultimi anni è cresciuta sempre di più, però io in questi giorni, in occasione dell'incontro con loro, sono andata sul sito anche per conoscere qualcosa di più sulla loro storia. Ad esempio, quello che mi ha colpito, è un bellissimo sito fatto bene, però quello che mi ha colpito è l'origine del nome Cardiamondi, perché c'è l'aneddoto di una serata del 2015, così c'è scritto sul sito, una serata tra amici durante la quale un artista calimerese, se non mi sbaglio, presenta la serata, propose loro questo nome, Cardiamondi, che è la fusione di due parole, cuore e mondo, che tra l'altro nelle due lingue che sono poi il cuore della nostra, del nostro Salento, cioè il greco, cardia, e il latino, mundi. E questa fusione onomastica, diciamo che proprio rappresenta lo spirito musicale da Cardiamondi, i quali appunto, come leggo dal sito, lavorano ad una fusione di sonorità tipiche della nostra, del nostro Salento, quindi il folk popolare, con sonorità delle altre regioni del Sud Italia, ma anche del Mediterraneo, quindi ampliando appunto gli orizzonti. La band è più numerosa. Questa sera con noi abbiamo, leggo per non sbagliare i nomi, Agostino Reo alla fisarmonica, mi allontano per... Luigi Tornesello alla chitarra e Alessio Russo tamburello, e per questa occasione speciale per noi anche voce questa sera. È un grande conoscitore. Sì, appunto, io leggevo sul sito, per questo dicevo artista poliedrico, perché ho letto che ha, insomma, in vari campi dell'arte. Certo, abbiamo reso omaggio anche, io per motivi di tempo avevo un po' scritto, però ho fatto benissimo a prendere la parola, grazie. Dicevo, per motivi di tempo, perché mi hanno raccomandato, mi raccomando, sii breve, soprattutto un certo professore ha detto, sii breve, non ti dilungare, quindi cercherò di essere velocissima.
soltanto 2 minuti per ringraziare a questo punto chi ha reso possibile questa serata, quindi i soci, il direttivo, il presidente del Circolo Cittadino Atena, perché hanno voluto questa serata fortemente, ma soprattutto perché dopo tanti anni, tanti mesi, fortunatamente mesi, non anni, di chiusura, di rapporti a distanza, ci hanno consentito appunto di incontrarci in questa bella serata di poesia, musica e cultura. E vorrei chiudere il mio intervento con leggendo un passo di un articolo pubblicato proprio appena, non so, ce l'ho qui, del professore Duma, perché ora fare l'elenco di tutte le attività che questo circolo, questa associazione che ha ben 54 anni, giusto? Nato in quell'ottobre del 1967, quando 10 amici invece di vagabondare per le strade di Galatina decisero di riunirsi e dare vita a questo appunto circolo ricreativo e culturale. Dicevo, tante sono le attività del circolo, sono state in questi 54 anni. Sicuramente una delle attività uno dei prodotti più importanti è la rivista. Tutti quanti a Galatina conosciamo benissimo la rivista Il Filo di Aracne, una rivista bimestrale nella quale tanti nostri concittadini danno i loro contributi, e sono 16 anni, ecco perché ci tenevo. E in un articolo, che ora ritrovo subito, voglio leggere, secondo me molto significativo, quello che dice il presidente: il mio vero sogno è di costituire un laboratorio di idee, bellissimo, una sorta di cenacolo artistico letterario grazie al quale smuovere e rimuovere quel torpore esistenziale che aleggia in noi e che da sempre ci porta a vivere una vita contenuta e per certi versi in colore. È necessario e fondamentale che il sodalizio riceva nuova linfa al fine di migliorare il progetto di vita associativa e garantire il ricambio generazionale. Questo pezzo di questo articolo, che non è proprio recentissimo, è di qualche anno fa, mi riporta a quella che invece è una frase che troviamo proprio sulla locandina, sul lato, che mi ha colpito, e secondo me è importante sottolineare questa frase, è l'unica cosa che poi su cui mi permetto di soffermarmi. Veniamo da molto lontano e andremo molto lontano. Secondo me è molto significativa questa frase, proprio pregnante, potrebbe diventare il motto del circolo nei prossimi anni, perché racchiude in sé un riferimento al passato, a questa storia che dicevamo decennale così importante, ma anche un riferimento all'oggi, cioè a questa ripresa dell'associazione, del circolo, che oggi annovera nuovi soci con i quali, appunto, diceva il professore, speriamo di andare avanti e andare lontano. Quindi, grazie a tutti coloro che hanno contribuito a questa serata. Io adesso lascio la parola al presidente, perché a lui l'onore di presentare i nostri illustri ospiti, Pierpaolo De Giorgi e Domenico Scapati. Però, ripeto, lascio la parola a lui, perché è giusto che sia così. Infine, sei stata impeccabile nella esposizione della vita, anche se brevemente, del Circolo Cittadino Atena. E vorrei aggiungere qualche considerazione in più a quello che hai detto tu. Per noi veniamoci da molto lontano, oggi siamo molto più forti rispetto a ieri, ma siamo molto più deboli rispetto a domani. Ecco, questa credo che sarebbe un'altra frase da tenere in debita considerazione, e pensare sempre di essere migliori rispetto a quello che è stato fatto. Per arrivare a tanto è necessario che ci sia una coesione di intenti, di darsi da fare per cercare di smuovere un po' questo lassismo, questo torpore che è presente in molte fasce, soprattutto a livello giovanile. I giovani oggi pensano soltanto a divertirsi. Noi eravamo un po' diversi, forse perché abbiamo avuto una educazione tutta particolare, fondata sul rispetto, sulla stima, sull'impegno continuo.
di migliorarsi sempre più e di andare avanti. Io mi auguro che nell'immediato futuro, quando io non potrò più andare avanti perché i miei anni sono andati avanti, ma come grandezza direttamente proporzionale, abbiamo anche che gli affari sono aumentati nella stessa misura e quindi potrò andare avanti per qualche altro anno, poi ho bisogno anche di riposarmi. E quindi gradirei tanto affidare la conduzione di questo circolo cittadino Atena, che è il secondo a Galatina come anzianità, viene soltanto dopo l'OMS, cioè l'organizzazione della società operaia fondata nel 1889. Poi ci siamo noi nel circolo Atena nello stesso anno, 1967, il circolo Tennis. Poi dopo sono venute altre associazioni che si sono perse man mano che siamo andati avanti. Insomma, noi vogliamo impegnarci, ecco, in me l'entusiasmo cresce sempre, in continuazione al crescere degli anni e degli affanni. Questo è il mio principio di vita, e andrò avanti e lo seguirò sin quando il buon Dio non mi chiamerà a sé. Speriamo fra una cinquantina d'anni, dai, non sono troppo pretendente, non pretendo troppo, una cinquantina d'anni mi passerà. Sempre buono sapere. Bene, chiudiamo qui questo grande e grosso preambolo, è tempo ora di entrare nella centralità della manifestazione. Io fra poco cederò il microfono al professore Pierpaolo De Giorgi, un professore che è intanto un filosofo di estetica. Ma non è soltanto un filosofo, lui è un poeta, è un musicologo, le ha tutte le caratteristiche, forse il termine più adatto per qualificare lui è tuttologo, cioè se ne intende di tutto e riesce bene in tutto. L'ho seguito attraverso internet e sono rimasto sinceramente esterrefatto nel vedere che ha fatto diversissime pubblicazioni, articoli, interventi, insomma sempre sulla cresta dell'onda, alla stessa guisa dell'altro professore, Mimmo Scapati, che è un amico e anche socio del Circolo Cittadino Atena, anche lui di origine tarantina, coccia se te ne vai, di origine tarantina, vive però a Palermo, in Sicilia. Ed è uno studioso, ma non so, con tante persone mai a dare fastidio agli altri. E allora è uno studioso a tutto tondo, anche lui ha fatto diverse pubblicazioni, diverse ricerche, studi, e continueranno tutti e due ad andare avanti per cercare, siamo in capi, per cercare di dare una visione più bella, completa, del tarantismo legato a diversi miti dell'antica Grecia, come il mito di Aracne, della tessitrice, bella tessitrice, che fu ridotta a ragno appesa ad un filo per la vita, ma anche c'è di mezzo il pensiero del mito di Dioniso, di Bacco, e quindi sono richiamate le baccanti che per determinate bevevano del vino, uccidevano i cerbiatti, ne succhiavano il sangue, divoravano la carne cruda e poi si lasciavano andare a riti orgiastrici e via discorrendo. Convulsioni particolari, isteria, isterismi, o molto probabilmente andando avanti loro cercheranno di dare delle risposte sicure, o addirittura le hanno già date. Ma di tutto questo sentiamo il pensiero del professore Pierpaolo De Giorgi. Grazie. Non so se poi dopo il Presidente mi ha detto delle cose che mi fanno venire l'ansia da prestazione, no? Nel senso che non so se
riuscirò a tenere fede alle cose che ha detto, perché io non mi vedo così, insomma, ecco, però io mi vedo molto incompleto su tante cose. E nella mia vita ho fatto moltissimi dischi con i tamburellisti Dori Paduli, abbiamo girato il mondo, ma in realtà avrei dovuto essere un pochino più attento sin da ragazzo agli studi. Ho cominciato tardi a studiare, però sono come il discepolo di Confucio, abbastanza ostinato per andare avanti. Grazie, sono molto legato a Galatina, perché il mio editore è Concedo di Galatina, con lui ho fatto molti libri, lui dice siamo molto amici. Galatina, insomma, è un punto veramente particolare della mia vita. Sono anche felice che stasera sia stato in qualche modo cooptato qui dal professore Scapati, con il quale abbiamo avuto una specie di corrispondenza, non di intellettuale, da subito, da appena ci siamo conosciuti. Veramente molto bello questa cosa, quindi vi ringrazio veramente di cuore e ringrazio i partecipanti in sala. Ho visto addirittura il grande Maurizio Nocera, ho visto Orlando Turzo, al quale sono legato moltissimo, l'associazione UNESCO, alla quale pure sono molto legato. Insomma, grazie a tutti voi. E adesso cercherò di dire la mia. Un altro saluto lo devo fare ai Cantiamundi, perché Alessio in particolare ho avuto il piacere di averlo nei miei corsi, ecco, quindi saluto, quindi è un orgoglio particolare, insomma, questa sera. Benissimo, cominciamo finalmente, Presidente, sì, cominciamo. E allora, Galatina, San Paolo e il tarantismo. Va bene anche così. Galatina, San Paolo e il tarantismo. Abbiamo, diciamo, un trinomio, Galatina, San Paolo e il tarantismo, che qualcuno ha cercato anche di diminuire in passato, nel senso sì, ma San Paolo e a Galatina c'era fino ad un certo momento, perché prima si chiamava San Pietro, eccetera, eccetera, poi sono arrivati. E va bene, d'accordo, indipendentemente dal momento storico in cui San Paolo è arrivato a Galatina, probabilmente il momento storico è quello che dice De Martino, quando già esisteva una famosa casa dei San Paolari e qui in questa casa già esisteva un pozzo e già esistevano probabilmente anche le sorelle per le vicine, che, alla quale il mito attribuisce il potere dello sputo risanatore, no? Che in qualche modo già ci presenta il tarantismo come un combattimento contro un elemento negativo che in qualche modo deve essere respinto. E non è poi proprio così semplice, perché questo combattimento avviene in un primo momento da parte di una realtà divina come la Taranta, immaginale, no? Si dice immaginale quel tipo di immagine, di simbolo, di rappresentazione del divino, che non è che esiste, però rappresenta delle energie, delle forze, degli archetipi, direbbe il grande Jung. Rappresenta insomma qualche cosa che effettivamente esiste e qualche cosa che sta effettivamente avvenendo. E allora perché Galatina? Perché a Galatina questo avvenire, questo evento, questa drammatizzazione, per essere esatti dovremmo dire questa sacra rappresentazione, questo teatro, il teatro del tarantismo, teatro sacro, e voi galatinesi sicuramente chissà quante volte, soprattutto i più anziani, avranno visto di persona questo teatro che avviene effettivamente. Ebbene, questo teatro, perché Galatina è importante? Perché a Galatina avviene un memoriale, rito memoriale. Cosa vuol dire un rito memoriale? Il classico tarantismo, però condensato tutto quanto in un solo giorno.
Come tutti voi saprete, le tarantate, che sono soprattutto donne nella zona di Galatina, nella zona, diciamo, della provincia di Lecce, le tarantate che arrivano ad un certo orario, ad un certo punto del feudo di Galatina. Come passano quel feudo, cominciano a recitare il loro teatro sacro. Attenzione, io adesso sto parlando di teatro e di recitare, ma non è che parliamo di finzione. Ecco, il teatro sacro è come quello della sacra rappresentazione di Cristo. Io credo che la sacra rappresentazione di Cristo sia l'immagine più vicina a ciò che accade veramente nel caso dei tarantati e delle tarantate. Perché? Perché le tarantate fanno tutte quante finta, diciamo, prendetemi la parola finta, però come ho detto prima, il teatro sacro, tutte quante le tarantate immaginano di essere morte, e cioè istituiscono il rigor mortis, cioè stanno lì ferme, immobili, buttate per terra, e stanno anche male, non è che loro non partecipano a questo teatro sacro, non è che il loro... si tratta di una mitoterapia, dice Jung. Cioè, e poi c'è anche il grande Lévi-Strauss, il quale dice: abbiamo dei simboli che vivono, un linguaggio di simboli, e le tarantate, i tarantati fanno vivere questo linguaggio di simboli, lo drammatizzano e passano da una condizione ad un'altra. Quale condizione? Quella della guarigione. Alla fine, effettivamente, anche a Galatina, le tarantate e i tarantati stanno male, fanno il loro rito, hanno bisogno assoluto della musica, e questa musica meravigliosa, meravigliosa è la pizzica, una musica molto particolare, una tarantella arcaica tra le più importanti di tutto il Mediterraneo, che era diventata zero, nessuno più se la ricordava, dopo c'è stato un poderoso movimento di rinascita e anche qualche banalizzazione. Però a un certo punto utilizzano questa musica, questa iatromusica, cioè questa musica medicinale, per sviluppare il loro teatro rituale, il loro teatro sacro. Ma voi sapete benissimo che la sacra rappresentazione di Cristo, in un primo momento c'è la morte, e poi c'è la gloria, c'è la rinascita. Dal 1997, cioè da quando, in quel periodo, quando Maurizio Nocera mi diede quella famosa fotocopia dove c'era il libro di Marius Schneider, La danza de spada, sì, la tarantella, da quel periodo io poi mi sono messo sotto e ho fatto una grande traduzione di questo. Marius Schneider, uno dei più grandi etnomusicologi al mondo, uno dei più grandi etnomusicologi al mondo, lo ripeto perché è stato banalizzato questo, ma purtroppo in Italia abbiamo avuto, diciamo, delle visioni un pochino politiche di questo personaggio, il quale ha avuto tante vicende personali, eccetera. Adesso sto a parlare di Schneider, ci vorrebbe un convegno come quello che abbiamo fatto a Roma 2-3 anni fa per parlare soltanto di questo personaggio. Però, diciamo, parliamo di come vedo io le cose. Tramite Schneider ho cominciato a capire che quello che accadeva nel caso del tarantismo era un rito di morte e di vita, morte e vita, morte e vita. Guardate, faccio il ritmo: morte, vita, morte, vita, morte, vita, perché è un ritmos alla maniera greca più antica, pre-platonica, pre-aristotelica, archilochea. Di Archiloco parla proprio lui di ritmos. Un ritmos avviene. E allora vediamo che in questo ritmo prima la tarantata rappresenta la morte, poi passano circa diciamo un quarto d'ora. Diego Carpitella, in una trasmissione televisiva, ha detto che un quarto d'ora, 20 minuti, la tarantata giace come morta. Dopo arriva la musica, rinasce.
e parla con una potenza, con una veemenza, con una bellezza, con una grazia che per 700 anni i commentatori rimangono stupiti. Cioè, che cosa accade? Accade che Medici, il grande, per esempio, Athanasius Kircher, uno dei geni del 600, c'è ancora a Roma il museo Kircher, oppure Leonardo da Vinci, come voi stessi vi avete chiesto, eccetera eccetera, ma non è che Leonardo ha studiato il tarantismo, però lo conosceva, e poi tantissimi altri grandi, il grande Ernesto De Martino, perché no? Ernesto De Martino è stato un documentatore eccellente del fenomeno, con veramente una equipe straordinaria. Massimo, lui c'era il grande, veramente grande, ancora più grande di De Martino, secondo me, Diego Carpitella, il padre dell'etnomusicologia italiana, che continua a essere in qualche modo venerato, e giustamente, perché ha capito che la musica popolare, che la danza popolare italiana, insieme al grande americano Alan Lomax, aveva delle cose straordinarie da offrire. Una di queste cose straordinarie è proprio la musica del tarantismo. Allora, queste tarantate e questi tarantati, anche a Galatina, dove la musica purtroppo non c'era come nel domicilio, ecco perché il tarantismo è un rito innanzitutto domiciliare, dove si svolge un rito che può durare 3 giorni, 2 giorni, 3 giorni, anche 7 giorni qualche volta, e insomma a Galatina però le tarantate cantavano, oppure c'era qualcuno che in qualche modo suonava nella cappella, insomma in qualche modo la musica era presente ugualmente, anche soltanto pensata, e le tarantate andavano spesso a ballare sul piazzale davanti alla chiesetta di San Paolo, anche se la musica non c'era, e facevano il passo lanciato di rilevato dal grande Diego Carpitella, il passo doppio, oppure quello in corsa. Le avrete viste qualche volta, almeno nei filmati, e forse le vedremo ancora, fare un vero e proprio, adesso facendo con la mano, un cerchio solare. No, le tarantate di solito fanno un cerchio antisolare per esprimere l'inversione rituale. Ciò che deve accadere nel tarantismo è invertire il loro stato di malattia. Allora questa inversione rituale viene a configurarsi persino con una capriola. Nel filmato di Mingozzi, non la Taranta ma l'altro, le vedove bianche o la vedova bianca, non ricordo bene il titolo, che fa parte di un film collettaneo che si chiamava Le italiane e l'amore, ecco, lì dentro si vede la Maria di Nardò assuntina, la tarantata Maria di Nardò, che fa una mentre danza, mentre suonano la pizzica, una capriola all'indietro per 3 volte in cerchio in senso antiorario. Questa è una pazza? No. È una persona che sta in qualche modo, sì, sofferente, ma sta interpretando con il rito straordinario, magnifico, eccezionale che si chiama tarantismo, uno forse il maggiore in assoluto rito di questo tipo in Europa. Non abbiamo delle evidenze di questo tipo simili in tutta l'Europa, forse in Africa sì, sicuramente nello sciamanismo, negli Altai, in Russia, nella Siberia abbiamo delle manifestazioni di questo tipo, soprattutto in Africa, ma in Europa no, è sicuramente il maggiore. Anzi, in tutta la Grecia, molto spesso gli amici mi vengono a dire: guarda che in Grecia non ce l'abbiamo più le menadi, e invece voi le avete conservate. Sì, fino a un certo punto, perché adesso non ci sono più. Ci sono dei professori che si lamentano moltissimo perché non possono più studiare il loro stato di trance, perché le tarantate, nel fare questo rito, entrano in uno stato modificato di coscienza che, secondo i miei studi, è la presenza sia della lucidità del conscio che della, diciamo, illucidità, ma non è esatto, diciamo una lucidità tutta particolare dell'inconscio.
Quindi è il Selbst dal punto di vista Selbst dal punto di vista junghiano, cioè il coniugarsi del conscio e dell'inconscio in questo stato di trance, con le figure inventate della Taranta, quella Taranta lì che fa effettivamente il buco, lo fa proprio, è la Licosa Tarentula, credo, e lì dice Schneider, poi dentro il buco c'è un ossario, che è l'ossario di tutti gli insetti che mangia il ragno, quindi il ragno sarebbe un elemento mortifero. Però nello stesso tempo, come lei ha detto, Presidente, è dondolante, oscillante. Lei ha notato delle cose che di solito gli altri non notano. Però nella letteratura del tarantismo, mi correggerà Maurizio Nocera, esistono spesso degli autori che parlano dei ragni che sono molto sensibili alla musica e che oscillano. Ora, io lo so che dovrei a un certo punto anche concludere, ma penso di avere ancora 5 minuti. Sì. E allora, una delle domande, appena sono arrivato, il Presidente diceva, va bene, ma le tarantate sono il mito di Atena o sono qualcos'altro? Dico, Presidente, piano piano forse riusciremo anche a vedere questo, almeno dal mio punto di vista, poi ci sarà il punto di vista di Mimmo che invece è molto più condensato sul mito. Io sono forse un po' troppo lucido, vedremo, lucido e condensato, diciamo, sull'aspetto filosofico, logico della faccenda, perché per me è estremamente logico che le tarantate facciano un gioco opposito polare, armonico, cioè mettano insieme la morte. Morte, vita, perché vi faccio il ritmo? Perché il ritmo è proprio quello, dentro al ritmo c'è la compresenza della morte e della vita. Guardate il tamburello che stavano suonando i ragazzi, quello è un tamburello sintetico di Davide Torrente, se non sbaglio, non è proprio il tamburello, è vero Alessio? Non è proprio il tamburello originale, ma se noi prendiamo i tamburelli originali, sono fatti con la capra. La capra è un animale sacrificale di Dioniso, Dionisiera, per eccellenza. E Dioniso nella capra si faceva la sua epifania, si rappresentava nella capra. Quindi la capra morta rappresenta il Dio morto che in qualche modo rinasce nel suolo. Questo è sempre il grande etnomusicologo Marius Schneider che ci ha insegnato questo tipo di cose facendo delle comparazioni in tutto il mondo. Ecco, De Martino ha un grande limite, è stato tanto bravo, eccetera, eccetera, ci ha dato una documentazione meravigliosa, però un grande limite, non è comparativista, non ha comparato, non ha messo insieme quello che accadeva nel Salento, ha pensato che ci fosse un simbolismo autonomo, cioè che non è collegato con i simbolismi di tutto il mondo. Invece no, il tarantismo è super collegato con i tarantismi di tutto il mondo, come ha dimostrato Marius Schneider, e la tarantata appunto fa questo. Pensate anche nel ritmo della pizzica, c'è la compresenza del pari e del dispari. Il tempo pari è ta 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 ta, che è quello della tarantella, che in Sicilia troviamo prevalente, la compresenza del pari e del dispari in anacrusi, lo dico per i musicisti se c'è qualcuno, in levare, insomma una parte in levare, si amalgama realizzando una biritmia simbolica. Ecco, la mia proposta è quella della biritmia simbolica. Se qualcuno dice, ma sai, chissà, se è così, e no, aspetta, il tamburello è proprio una biritmia simbolica anche nella sua stessa costituzione, perché ha gli acuti dei sonagli e i bassi della pelle che suonano insieme. La melodia, per esempio la melodia del famoso Luigi Stefani, è una melodia che viaggia sui vertici della scala, dell'ottava, sale su e poi crolla. È sempre così questa musica.
cioè la compresenza come nello Jotel, le presenze sulla montagna di canti sacri, più o meno si assomigliano in tutto il mondo, della montagna, ecco, quella. Ebbene, lì c'è ancora una volta sulla montagna che viene sacralizzata il tentativo di coniugare la morte e la vita, il Dio e l'uomo. E il Dio e l'uomo si coniugano nella Taranta. La Taranta è una reincarnazione di spiriti morti. Nel tarantismo del Cilento, a un certo punto un tarantato dice: la Taranta è una cosa micidiale, perché ti ammazza per farti vivere. Non dico io che ho teorizzato, sono il teorico del tarantismo e della rinascita, lo dice un tarantato, e tramite le tre allieve della Annabella Rossi, che è un'altra antropologa, insomma, qui io ho diminuito, ho sintetizzato tantissimo, ma è come mettere le mani su un vulcano, il tarantismo. Un vulcano, è vero Maurizio, ed è anche difficile certe volte gestire la lava mentre cade. Siete stati sull'Etna? Avete visto questa Sicilia meravigliosa? Tu sei andato sicuramente chissà quante volte, anche io sono andato, e proprio oggi mostravano sull'Etna una vegetazione paradisiaca, c'è una vegetazione in un certo modo particolare, perché questo monte in antico era un titano, era un mostro, era una specie di taranta. Gli inferi in antichità venivano più o meno collocati, almeno in Italia, su tutta una fascia, come dice Kingsley, un altro grande autore, venivano collocati su tutta una fascia che parte dalla Sicilia, arriva all'isola di Vulcano e dello Stromboli, dove c'è pure tutto questo sottomovimento interiore, e poi va in Campania, dove c'è il Vesuvio e Pozzuoli e tutto questo mondo, secondo il Kingsley, era il mondo degli inferi dell'antica Grecia. Quindi il perché ho citato l'antica Grecia? Perché i miti sono molto vicini. Arrivo anche a quello di Atena, faccio subito. Il mito maggiore al quale possiamo collegare il tarantismo è Dioniso. Perché Dioniso? Perché lo stile è dionisiaco. Perché le tarantate, nel muovere la testa, come diceva prima il presidente, che ha visto qualcosa di simile, no? Mi raccontava il presidente, mentre muovono la testa che fanno così, e le avrete viste anche voi, alcuni chiamano trachilismo, sono menadi, come menadi, hanno sorpreso tantissimi autori, come il Sigerist, uno dei più grandi autori di storia della medicina, uno americano tra i maggiori autori di storia della medicina. Il Sigerist ha detto: il tarantismo è il dionisismo che è sopravvissuto, e poi, per non incorrere nella censura della Chiesa Cattolica, in qualche modo è diventato una malattia. Però non è che c'è stato un transito da così a così, da rito è diventato malattia. Il dionisismo era già una terapia. Ne parla Platone. Platone dice che i tarantati venivano curati addirittura anche sulle barche, perché le barche ti davano questo ondeggiamento. I tarantati vogliono essere cullati. A volte abbiamo i ragazzi, i figli che cullano i propri genitori, pensate, perché hanno bisogno di questa pizzica, hanno bisogno di questo dondolio, hanno bisogno di questa aioresis. E la aioresis, addirittura in Salento c'era pure un gruppo musicale che si era chiamato Aioresis, sbagliando l'accento, chissà se qualcuno di voi se lo ricorda, no, però c'era. Ah, lui se lo ricorda. La ioresis è l'oscillazione, ma questa oscillazione non è soltanto un movimento, è un gioco di simboli, è il simbolo della morte, il simbolo della vita, che ad Atene, nel VI e V secolo, faceva parte delle aiora, delle feste particolari, dove
si coniugava il mondo dei morti con il mondo dei vivi. I morti scendevano come a carnevale. Noi a carnevale, sotto lo spirito gioioso, abbiamo che tutte le maschere sono più o meno degli spiriti. E lo stesso nella Ioresis, se probabilmente era il carnevale di Atene, ma un altro tipo di carnevale, cioè era un capodanno mistico, mitico, nel quale in pratica tutto ricomincia da capo, tutto rinasce, il mondo viene rifondato. Ecco, l'uomo ha bisogno ad un certo punto di rifondare il mondo. Ne parla anche De Martino, ma prego. Il Pablo, senza un certo senso dei giovani di oggi che stanno in discoteca, può ricollocarsi o ricollegarsi al fatto dell'Atalanta che ha questi ritmi particolari? Penso così. Ottima domanda, però sì, può ricollegarsi, però attenzione, i simboli non vengono più vissuti come tali, no? Non c'è più, diciamo, il simbolo di un altro modo. Istintivamente, sì, certamente, certamente. Perché? Perché nel dionisismo, nel tarantismo, eccetera, questa esigenza umana di coniugare l'alto con il basso, la destra con la sinistra, la morte con la vita, il maschile col femminile. E quindi anche i movimenti di rapporto sessuale dei tarantati e delle tarantate avevano questo pieno significato, significato simbolico di coniugare la parte femminile dell'uomo con la parte maschile, sempre simbolicamente, attenzione, non come dice De Martino per l'eros precluso, forse anche lì d'accordo c'era qualcuno che aveva questo tipo di... ma non è l'eros precluso dalle oppressioni sociali, è che l'eros invece gli serve simbolicamente per rappresentare il ritorno dell'anima, il ritorno dell'anima. Come dice anche Nietzsche, il grande Nietzsche, come viene detto in Grecia, nella Grecia classica, tutti i satiri, mi avete visto i satiri di Dioniso, no? Cosa significa? Non erano così tanto per, erano creature sacre, era religione quella, certo una religione profondamente diversa dalla nostra, però quello che significava era il coniugarsi per il ritorno dell'anima, per la rinascita. Avete capito che bene prezioso, immenso che avete avuto, o avete ancora a Galatina? Immenso. E poi c'è anche la bianca Atena, perché no? Perché c'è Atena? Perché Atena è una grande madre, come tutte le figure femminili della Grecia. Solo che la specializzazione di Atena è quella militaresca, diciamo che ha la funzione di proteggere Atene. All'epoca era necessario assolutamente avere la corazza, avere la spada, la guerra, insomma, purtroppo era necessaria. E la vicenda di Aracne è molto affascinante, effettivamente ci fa entrare nello stesso clima mitico. Però il tarantismo inteso come tarantismo non è solo il ragno, è anche il serpente. E il serpente, noi abbiamo 4-5 almeno casi di tarantati che vengono fiatati del Masakara, sono fiati dal serpente. Il serpente è una delle epifanie di Dioniso, è una delle chiare epifanie di Dioniso. Rappresentatissimo, ce n'è uno, abbiamo citato prima i vulcani, c'è addirittura a Napoli un disegno meraviglioso al Museo Archeologico di Napoli, dove Dioniso sta con un enorme serpente e con l'Etna, scusate, con il Vesuvio, adesso ero in qualche modo, ero rimasto in Sicilia, con il Vesuvio, però il Vesuvio prima del 69 avanti, dopo Cristo, perché non era ancora esploso, e quindi si vede un po' di punta di questo Vesuvio. E insomma Dioniso è presente in tantissimi modi. Ma la grande madre non è lontana quindi anche Atena, perché Dioniso, come dice Euripide al verso 610, se qualcuno se lo vuole andare a cercare, come dice Euripide, Dioniso è l'erede della grande madre. In tempi patriarcali, quando la grande madre, come dice Graves e tantissimi altri autori,
Insomma, il mondo Dio nel 3500 avanti Cristo, e qui ci sono delle amiche come Ada, sicuramente me lo confermerà, il Dio non è maschio e donna. Il Dio di 3500 anni prima di Cristo maschio non c'è. Non. Attenzione però, perché non è che possiamo dire che quel Dio lì è solo donna, è all'interno una, l'essere, la natura, che è fatta di uomo e di donna perfettamente equilibrati al loro interno. Evviva il tarantismo, grazie! A partecipare a tante conferenze. Quindi io cedo la parola al professore Scapati.
E in bocca al lupo. Sentite, sì. Intanto vi ringrazio, vi saluto, buonasera a tutti. Devo ringraziare Alessio che si è appena sposato 2 o 3 giorni fa e quindi faccio un applauso. Ringrazio il Presidente per le belle parole, ma credetemi, io mi sono occupato di fenomeni antropologici, però li ho vissuti un po' in un'altra dimensione. Per cui noterete delle differenze, oltretutto questo perché, essendo nato contadino, figlio di contadini, nato in masseria, di generazione masseriota, chiaramente il fenomeno l'ho visto, l'ho analizzato e l'ho misurato attraverso quella che era la nostra psiche. Io sono di Mottola e vivo a Palermo. Mi meravigliò Palermo quando un giorno nell'Agrigentino sentii dire ad un tizio verso una donna: «Unni ti muzzicau la tarantola». Io lì per lì non diedi peso a questa domanda, ma poi nel trapanese sento ancora: un ti muzzicau la serpi, nel messinese un ti muzzicau l'api. Allora qui c'era qualcosa che non andava, non andava con il tarantismo legati sempre al morso del ragno, il pizzico da cui pizzica, o pizzica pizzica, o pizzica tarantata. Una delle due guarisce, l'altra è pizzica di corteggiamento. Sapevamo questo. E su questo ho continuato a lavorare per cercare di capire quale fosse il significato. E l'altra cosa che mi lasciava tanto perplesso era il fatto che si dicesse «Beddu e l'amori e ci lu sapeva». Lì per lì uno riascolta queste canzoni, sono meravigliose, sono bellissime, ritmate, questo ritmo di tamburo che solleva l'eros. Ma poi mi dicevo io, ma beddu è l'amore e chi lo sape fa? E cosa voleva significare chi lo sape fa? A voi la risposta. Perché c'era qualcosa che non andava. Dove? Nella sfera della sessualità. Perché anche da noi a Mottola si verificavano dei casi di tarantismo, soprattutto nel periodo caldo. Si vedeva durante le fasi della mietitura, per ora hanno vietato da mezzogiorno alle 4 del pomeriggio il lavoro nei campi, ma allora si lavorava fino alle 2, alle 3 con la mietitura. Lo ricordo bene perché io a 7 anni, a 6 anni andavo a mietere a raccogliere i covoni, voglio dire, Poi, e le donne insieme a noi, poi tornate a casa un boccone e si cominciava a lavorare diversamente nell'aia, in dall'era, a pesè, ovvero a trebbiare. E si trebbiava con che cosa? Con i cavalli che giravano attorno nell'aia, al loro seguito avevano dei pesi che trascinavano per schiacciare meglio la paglia. Queste cose i giovani un po' non le conoscono più, le hanno lasciate, le hanno messe da parte, non si sono trovati in questa dimensione. Questa è una dimensione che appartiene ormai a chi di noi può aver avuto un vissuto non in città ma nelle campagne, come il lavoro agricolo. E queste Martina Franca, che conoscete tutti, la tarantata si ha
subito dopo la vendemmia. Anche questo mi stranizzava, perché la tarantata al termine della vendemmia e non in occasione del periodo di San Paolo, perché poi il periodo di San Paolo abbraccia pure San Giovanni Battista, il decollato, è un periodo in cui ricorre anche San Vito, è vero? San Vito di Mazara o di Lucania. San Vito è legato alla Danzimania in Germania, in Normandia, e qui invece era legato il ballo alla festa di San Paolo. Quindi tutte queste differenziazioni mi lasciavano qualcosa su cui pensare. Quindi non mi sono attivato nel conoscere il legame storico, il legame del mito con il fenomeno. Sono andato un pochino a rovistare, a cercare di chiarire un po' il perché e il come. Noi dobbiamo fare riferimento, allora scendendo indietro nel tempo, a queste piccole collettività che vivevano nelle campagne isolate e qualche volta venivano raggiunti dai monaci benedettini o dai monaci cistercensi che qualche volta di cammino passavano dalle nostre campagne, un po' perché chiedevano una pagnotta o chiedevano qualche cosetta, una pezza di formaggio, ovvero e loro lasciavano qualche detto, lasciavano il santino. Quando ci sono stati i santini, lo ricordo benissimo, ricordo pure bene quando nella nostra famiglia avevamo due donne che quando arrivava questo periodo si buttavano per terra, si giravano sotto sopra, e c'era bisogno di 2 o 3 giorni, c'era una addirittura che pretendeva che venissero i musicanti a suonare, e i musicanti venivano da Taranto. E allora ci siamo chiesti, un te muzzicao la tarantola, poi la canzone cosa dice? Che poi sfocia, insomma, questa canzone dice che viene morsa sotto le mutande, che eccetera eccetera, ma il problema era un altro, il tabù. Quando io arrivai a 18 anni non sapevo niente, non sapevo assolutissimamente nulla, perché i nostri genitori quando parlavano, o anche le stesse canzoni popolari, sono tutte a doppio senso. Ora ci faccio caso, ma prima non ci facevamo caso, per cui dinanzi ai bambini loro potevano tranquillamente utilizzare un dialogo che era un dialogo naturalissimo, in realtà questo dialogo era, fraintendeva, aveva delle analogie ben precise e si riferivano esclusivamente alla sfera sessuale. Quindi c'era qualcosa che non andava sotto il profilo della sessualità, ma per saperne di più bisognerà andarsi a leggere il mio libro, chiedo scusa, no, sto facendo una pubblicità che non dovrei fare. E mi sono occupato del mondo contadino, allora a questo punto mi sono detto, perché non scrivere un libro sulla civiltà contadina? Perché la civiltà contadina è quella che ci riporta un po' vicini a noi. In Sicilia non c'era solo questo, c'era e ci sono tuttora un sacco di persone che hanno il cognome Ceraulo, Ciraulo, Ciaravolo, sono originari di Agira, che è un paese in provincia di Caltanissetta e di Enna, Regalbuto, la festa del patrono è quella di San Vito, e c'è un grandissimo festeggiamento perché c'è un pozzo di San Vito. A San Vito Lo Capo c'è un altro pozzo sotto la chiesa principale nella piazza di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, e San Paolo a Solarino e Palazzolo Acreide. Palazzolo Acreide festeggia San Paolo per un mese, dal 29 maggio al 29 giugno, e i suoi festeggiamenti sono molto importanti. Loro per San Paolo processioni, solennizzazione delle acque,
addirittura produzione delle cotture, dei panni a ciambella, a forma di ciambella, che vengono venduti dopo la raccolta di questi panni perché poi il ricavato va dai poveri. È una festa molto sentita. La Sicilia ha due tipologie di tarante nell'Agrigentino: quella della naca o nacalara, nacalara, quella del dondolamento, e l'altro la baddarina, la tarantola baddarina, che sarebbe la tarantola ballerina. Un certo Alberti, che era un musicologo trapanese, non è riuscito a raccogliere le tarantelle, le pizziche siciliane. Ci sono le pizziche siciliane, ma le tarantelle, ma non sono come quelle del Salento. Il Salento, per il ballo, ha fatto qualche cosa di più, e va merito a tutti questi uomini del passato che hanno raccolto e mantenuto queste tradizioni, questi balli che oggi sono addirittura mondiali. Mi lasciò perplesso, quando sono venuto a Galatina, un altro caso. Anzi, per la verità, mi trovavo a Martano, dove conosco un tizio. Una sera ad una banda musicale, dinanzi a un concerto musicale, ero seduto vicino a lui, poteva avere una ottantina d'anni, qualcosa del genere, e lui mi parla d'essere un tarantato a metà. Gli ho chiesto il motivo dell'essere un tarantato a metà e mi risponde che nel momento in cui la tarantola lo morsicava, lui la uccideva, mentre sua sorella muore nel tragitto che lo portava al suo paese, dopo aver visto un'anguria rossa. Ma come vedete, tante piccole situazioni mi hanno portato poi piano piano ad affrontare meglio il tema. Il tema si sposta fino a un certo martello di Granville, ovvero sia a Charcot, a Freud, dove c'è una situazione, una sindrome che è legata molto al fenomeno dell'isteria, oggi derubricata a nevrosi d'angoscia. Avrebbe detto, non si pronuncia più, non si dice più isteria, ma si dice nevrosi d'angoscia. Isteria, istera, sarebbe utero di traverso. C'è qualche cosa che la taranta, sotto un profilo squisitamente nostro, è legato soprattutto alla sessualità. È un mito arcaico il tarantismo, è vero. È un prolungamento dei riti dionisiaci, è vero. È un culto sciamanico in senso largo, è vero. È il male umano dell'epilessia. Ricordate San Donato d'Arezzo? Ora io vi cito San Donato d'Arezzo, San Foca, San Paolo, altri santi. Se voi leggete le loro preghiere, il riferimento è non commettere. Aiutami a non commettere i peccati, il peccato. Il peccato legato sempre al sesto comandamento, al nono e al decimo comandamento. Quindi qualcosa sopravviene con il Concilio Tridentino del 1534, quando ad un certo punto la Chiesa fa divieto dei balli frenetici o dei balli in genere, fa divieto della musica, fa divieto di tutto ciò che ha un riguardo, un riferimento al peccato. Peccato perché San Paolo nella lettera ai Corinti di che cosa parla? Parla del pungiglione. Il pungiglione della carne, quando fai riferimento al pungiglione, a quale pungiglione sta facendo riferimento? Esatto, sta facendo un riferimento ben preciso. E allora non è solo San Paolo, e allora non è solo l'animale ragno, scorpione,
Ecco, Scorpione con il mito di Inanna e di Eriskigal non è solo Ofione che avvolge la dea e la conduce con sé nella procreazione, no, c'è anche la forficula, quella che noi chiamiamo tagliafork in dialetto. C'è ancora un altro animale, tutti quegli animali che sono dotati, il geco per esempio, il simbolo dei Terraros, di bottolo del complesso musicale dei Terraros, è il geco. Anche il geco è una... Ma tant'è vero, se fate riferimento, sono tutti animali questi che in qualche maniera creano o danno fobie, soprattutto nelle donne. Sicilia da un lato, Sicilia con mezzo di guarigione, con l'acqua dei pozzi, Solarino e Palazzola Creide. La Puglia con Vernole e Galatina, perché anche a Vernole c'è un... Dicevo, che cos'è il tarantismo? È male umano della psiche, tant'è vero, crisi esistenziale, ma ricordo anche un'altra cosa, è il male dell'omosessualità pure, perché nel passato era perseguibile, addirittura in Inghilterra venivano condannati a morte, venivano uccisi, quindi c'era questo tabù. E qual era la preoccupazione maggiore dei contadini? E poi chiudo, noi, i nostri genitori avevano solo una paura per i figli, per la figlia femmina che non potesse avere i figli e per il figlio maschio che non potesse avere la virilità. Erano questi due profondi drammi che ogni famiglia viveva. Perché la viveva? Perché per il contadino i figli erano manodopera, erano le braccia. La masseria poteva essere condotta, allora non c'erano le tecnologie di oggi, poteva essere condotta solamente con il lavoro di fare. Allora tutte queste paure, queste insicurezze davano di testa, ma a questo va aggiunto anche altro, tanto altro. Io chiudo qui questa, perché quanto andava detto ad altri livelli è stato... Quello che ha detto stasera il professore Pier Paolo De Giorgi richiederebbe almeno una quindicina di volumi ancora da scrivere, da cercare e ricercare altro, e chiederebbe giornate intere, andrebbero letti gli atti. Noi non abbiamo nulla di queste zone scritte dai sacerdoti, dai preti, però vi leggo qualcosa scritto da un arciprete di Galatina nel 1788, alla morte della tarantata Francesca Marsano, che era di Matino in provincia di Lecce, malata di idropisia, poiché sembrava vicina a morire per il morso della tarantola. Questo è quanto scrive letteralmente questo arciprete. Stava andando al pozzo di San Paolo, che si trova in Galatina. Ma a metà della strada, trovandosi nel beneficio che comunemente si chiama Santa Venerdia, sentendosi prossima a morire, chiese il sacramento dei moribondi. Grazie. Però non te la cavare così, dai, ti prego, continua poco a dirci del tarantismo siciliano, dai. I ceraulari sono i San Paolari, che noi chiamiamo seguaci di San Paolo, ma loro non sono seguaci vero e proprio, perché loro nascono intorno all'anno 1000, qualcosa poco meno. Chi sono questi San Paolari? Che
che nascono in alcune province siciliane, del centro Sicilia, tra Caltanissetta, Enna e Agrigento. Loro sono un po' una sorta di maciari, sono un po' una sorta di ciarlatani, vanno in giro e si spostano dalla Sicilia, si trasferiscono in Calabria, dove attecchiscono molto bene, e vengono anche da noi in Puglia. Voi conoscerete, se ci farete un po' caso, c'è Aulo, è un po' legato al serpente, perché ecco perché poi non solo Aracne, ma anche il serpente. C'è San Domenico di Cocullo, San Domenico Abate, per esempio, che è il santo dei serpenti. C'è questa grande festa a Cocullo, mi sembra che nella prima domenica di maggio, ed è di un interesse straordinario, perché loro vanno a raccogliere questi serpenti, gli mettono qualcosa in bocca. Ne avevamo uno a Castellaneta e uno a Noci, ecco, anche loro erano serpari, prendevano la serpe, si avvicinavano, gli mettevano un pezzo di stoffa vicino ai denti, la serpe azzannava, loro tiravano in fretta e gli staccavano la parte dentale perché non potessero nuocere. È una cosa straordinaria, è bellissimo anche sapere che esistessero tutti questi soggetti che in qualche maniera, guardate, loro raccoglievano denaro, raccoglievano cose da mangiare, vivevano. Ecco, per loro era questo un sistema di vita, che noi penseremmo erano gli zingari. No, assolutissimamente, si trasferivano in alcune zone, ma non ci dimentichiamo che la Basilicata, per esempio, è la prima in Italia regione con i ciarlatani, hanno pure la licenza per esercitare la professione di ciarlatani. Ciarlatani sono anche quelli diventati poi indovini, eccetera, eccetera. Si racconta che loro estraessero dalla serpe il grasso e che questo grasso estratto dalla serpe venisse messo sulle ferite. Ma attenzione, perché una cosa era guarire la feritella, un'altra cosa era guarire l'altra ferita, che era quella legata alla sessualità, cioè intendiamoci, non ci andiamo così. E c'era qualcosa che mi sfugge, che vi volevo ancora dire, ma mi fermo qui, perché poi sono anche abbastanza stanco. Mi sono alzato stamattina alle 4, avevo la mia gattina e quant'altro, quindi...
sì. Scusami. Sì. Il presidente mi ha già detto che è tardi, però io devo. Ma proprio un attimo vorrei che lui dicesse una sola cosa, cioè il professor Scavato, e poi una sola cosa anche Maurizio Nocera, per favore. Volevo aggiungere relativamente alla Sicilia, anche Giovanni Meli, un poeta abate che era a Carini, decide un giorno di guarire un prete che si chiamava padre Antonio Scrivano, siamo nel 1700, con la musica, ma quel giorno la banda musicale del paese si trovava ad Alcamo e quindi lui non poteva riuscire a poter guarire il sacerdote attraverso la musica. Ci riuscirà con la sudorazione, perché la sudorazione era anche uno degli altri modi per poter guarire dalla taranta, dal morso della taranta. L'altro è Goffredo Malaterra, 1064. Siamo militari sono attentati vicino Palermo, sul monte Tarentenum, e questi ragazzi, questi militari normanni, vengono attaccati dal ragnatello nero. Il morso procurerà gravi danni, si rivolgeranno alla Madonna, la Madonna della crisi, poi Madonna del Rimedio, poi questa chiesa diventerà chiesa di Santa Teresa d'Avila, un'altra santa delle Tarante. Mentre, relativamente a qualcosa che avevo accennato prima, c'è il caso di Albertus Equensis Dyx, che si trova alle Crociate e che ad un certo punto i militari, morsi dalla serpe, non dal ragno, morsi dalle serpi, per poter guarire gli uomini dovevano andare con le donne e le donne con gli uomini. Un abbraccio. Scusate, c'è un grosso esperto di tarantismo che Maurizio Nocera che vuole dire solo un saluto, dai. Solo un saluto. Non si può ignorare la presenza di Maurizio Nocera. Due bellissime relazioni, veramente. Com'è? Com'è? No, un minuto soltanto. Guardate, il fenomeno, mi riferisco solo a questo salentino, non è facile comprenderlo, assolutamente, né mille anni fa, né tanto meno oggi. I fenomeni si modificano, perdono alcune tracce fondamentali. E nel caso del tarantismo salentino, mi permetto di dire questo, scusate, noi, no? Dobbiamo fare uno sforzo, chi riesce a farlo? Uno sforzo di un salto altissimo, impossibile quasi, per poter stare, per poter ritrovarsi dal qui a lì. Cioè, Maria di Randò, come ha detto Pierpaolo, ma dico Maria, o Noemi di Luciano la Chiesa, quando vengono morse o quando si fanno mordere, acquisiscono una sorta di condizione che poi sarà la trance, per poter, io, vedete, cioè, loro lo fanno. Oggi non so quante persone ci sono che fanno questo salto. Se voi andate in questi giorni, prima del 29, a Giordignano, alla cappellina di San Paolo, poi dentro la cappellina, vedete 40-50 lumini. Sono tutte donne di quel circondario che vanno o per chiedere la grazia perché hanno fatto quel salto di cui vi dicevo, oppure per farlo, o che l'hanno fatto e San Paolo graziami, oppure che dicono fammi fare, perché nella tradizione famiglia c'è.
Quando io adesso ho ascoltato i giovani della Pizzica, francamente io studio da 40 anni il fenomeno, sono figlio di tarantate o di attarantate, faccio lo sforzo, e vedi chi stava a fianco a me, faccio lo sforzo di fare questo salto, perché la gioia, se riesci a farlo, se riesci a muoverti le gambe, se riesci a muovere le mani, se riesci a muovere il corpo, se ti liberi, è una gioia infinita, è una rinascita, come dice Pier Paolo. Io, con i miei 74 anni, non voglio perdere questa gioia, e quando sento quella musica mi agito, come si agita uno dei tarantati ancora oggi viventi, da me continuamente consultato, che anche se adesso sta malissimo, probabilmente non ce la farà per i prossimi anni, ma quando sente la musica il volto si trasforma. Può un uomo diventare musica che si rotola, si spampina, si lacera, si contorce, divampa, scende a patti con Satana, assomma a sé la bellezza del paesaggio, la storia, il senso delle cose, appena incontra due occhi accesi di antiche promesse? Sì, può l'uomo diventare notte di Taranta, squarciato nel suo intimo, se in quegli occhi legge il verso più delicato e più perfetto dopo Omero. Questa poesia è tratta da un volume, ne avevamo scelte più numerose, però la serata è stata molto ricca ed è giusto dare lo spazio a due studiosi come loro che ci hanno veramente portato in questo mondo, ma soprattutto in questo bagaglio che loro hanno. Noi siamo rimaste basite ad ascoltarli come tutti quanti, e poi dovevamo anche lasciarci trascinare dalla loro musica, e quindi diciamo che l'approfondimento di questo libro, del quale però volevo leggere almeno questa poesia, appunto perché parlava della musica e della Taranta, lo lasciamo un'altra occasione, quindi organizzeremo magari un'altra occasione nella quale presentiamo questo libro. Però l'accenno volevo farlo perché è un libro scritto da un poeta che è uno dei più grandi poeti a livello europeo e anche candidato al premio Nobel per la letteratura, Dante Maffia, il quale nel 2018 è venuto a Garatina per presentare un altro libro e si è letteralmente innamorato della nostra città, quindi è una cosa di cui volevo proprio fare un accenno. Io l'ho conosciuto, ringrazio Rosanna, perché Rosanna Vetteri in quell'occasione mi chiamò per leggere alcuni suoi versi, e ho avuto modo di conoscerlo, ed è stata un'esperienza unica, perché è un uomo anche lui di una grandissima cultura, è un uomo che ho conosciuto, è stato allievo di Montale, di Ungaretti, quindi stiamo parlando comunque di personaggi di un grandissimo spessore, un grande poeta che ha dedicato a Galatina un volume, Galatina, un sogno d'amore. È un bellissimo libro che, ripeto, spero ci sia occasione di presentare un giorno, perché è ricco di poesie dedicate a Galatina, un po' come se lui, seguendo la storia, si fosse innamorato di una figura femminile che lo porta tra le vie di Galatina, e quindi ci sono le tarantate, ci sono riferimenti a Santa Caterina, alle nostre bellezze, e quindi un poeta non meridionale che si è innamorato di Galatina, ed è una cosa secondo me stupenda. Benissimo, allora penso che siamo arrivati alla conclusione. Adesso è il momento dei ringraziamenti, perché noi poi vorremmo proprio lasciarci con le note dei Cardiamundi, quindi facciamo i saluti, i ringraziamenti, e poi ci accompagneranno loro in questa nostra uscita, proprio gli ultimi momenti saranno loro a regalarceli. Naturalmente io ringrazio chi ha organizzato questa serata, ringrazio, dicevamo, il Circolo Cittadino, chi si è dato da fare, il Presidente, Rosanna Vetter, tutti quanti i soci e il direttivo, soprattutto io personalmente, poi lascio la parola al Presidente, ho avuto l'onore di conoscere questi due grandi studiosi, e vi ringraziamo tantissimo per questo vostro intervento. Grazie ai Cardiamundi, grazie alla professoressa Campa. Professore, lascio a lei la parola per gli ultimi saluti.
Siamo arrivati con Don Giana e quindi passiamo ai ringraziamenti e ai saluti finali. Ringrazio infinitamente il professore Pierpaolo De Giorgi e l'amico professore Mimmo Scapati che ci hanno arricchito con i loro contributi. Io certe cose non le conoscevo e questa sera mi sento un po' più pieno di saperi. Grazie infinite. E mi sento anche in dovere di ringraziare le professoresse Alessandra e Maria Rosaria, di ringraziare tantissimo i ragazzi del Cardiamundi, che veramente sono bravi. Non ho visto tanto per blandizie, guarda, ma è perché in effetti siete bravi. Poi un ringraziamento anche a chi non c'è in questa sala, a Don Pietro Mele, il quale ci ha dato la possibilità di utilizzare questo bellissimo auditorium e disporremo anche in seguito di questa sala, proprio per fare le conferenze particolari nei confronti dei calabresi e anche di tutti quanti i salentini. Grazie infinite a Davide di Radio OK di Calimera, al nostro amico Mario Rescio che è il nostro cineoperatore, lui ormai è vecchio di tant'anni, non di età, intendiamoci, che serve il Circo Latena. Un grazie a tutti quanti voi che siete intervenuti, però consentitemi di fare un ringraziamento particolare ai gli amici del consiglio direttivo. In modo particolare mi rivolgo alle new entry, che sarebbero Rosanna Werther, che è stata l'ispiratrice e la realizzatrice di questa bella conferenza, a Gianfranco Conese, che io definisco che è il peperino del circo, autore dappertutto, ha un entusiasmo particolare, non so se è ancora presente in sala, e Lucis in fondo lo faccio anche nei confronti dell'amico Santino Beccarissimo, il quale Santino dopo le ferie comincerà a lavorare per mettere su altre conferenze, per esempio una delle tante conferenze che lui promuoverà e ha questo titolo Il pane, mon amour, e quindi ci spiegherà come cuocere il pane, come realizzare il miglior pane, che sono le bucce, altre cose, le pizze in modo particolare, ma non si ferma certamente qui. Noi faremo anche delle conferenze dal vivo, culinarie, nel senso cioè che prepareremo dei piatti e questi piatti saranno serviti ad un pubblico il quale poi si dovranno esprimere il loro apprezzamento o meno, ma più in là verso Natale Santino ha programmato la venuta a Galatina di una compagnia teatrale napoletana e che rappresenterà nei locali del teatro Tartaro, ci sta un bel teatro, lì sono 300-400 posti a sedere, una commedia napoletana. Guardate, si tratta di una compagnia eccezionale, lo scorso anno è venuta, ma non ha fatto la commedia a Galatina, ma l'aeroporto di Galatina, e ha fatto esattamente Miseria e nobiltà, la bella commedia di Edoardo Scarpetta. Molto bello, quindi teniamoci stretti tutti quanti, collaboriamo per il nostro bene e soprattutto per il bene di questa città. Grazie infinite ancora e a voi. Allora, è con grandissimo piacere che faccio due doni simbolici, un disco dei tamburellisti Tori Paduli, La Via dell'Armonia al Presidente e a Mimmo Scapati, La Via dell'Armonia dei tamburellisti di Tori Paduli. Ed io al professore De Giorgi regalo uno dei miei lavori, ne ho fatti tanti, e questo è proprio a tema la Taranta. Va bene? Grazie infinite a tutti. Io lo ringrazio tantissimo.
Grazie per questo CD. È un CD o un DVD? È un CD. Vecchio CD che però funzionano sempre. Lo ascolterò con piacere. Io cambio il dono con questo libro Peccaminosa Taranta. Siamo sempre legati al peccato. Donne, mal di Taranta, mito, magia, religione e medicina. E una copia la regalo al Circolo Atina. Grazie. Consegnandolo delle mani. Pizzica de cura e la bella caballa dell'amore.